sanità, punto di forza del nostro welfare universale, un diritto alla salute universale. Ogni finanziaria viene tagliata, anche in questa, altro che diritto alla salute. I nostri servizi vengono impoveriti in ogni finanziaria. Per gli infermieri, per chi opera nel settore sanitario, per i nostri medici, quanti giovani ricercatori, quanti giovani medici italiani devono andare all'estero per lavorare. E poi il taglio alle prefetture, indiscriminato, in un momento che invece c'è bisogno nel paese di presenza dello Stato, ai ministeri, alle province, alle amministrazioni locali, alle agenzie fiscali, senza nessun piano di riorganizzazione che dia qualità di lavoro e qualità di servizio. È ovvio che in tutto questo noi non stiamo fermi. Noi pretendiamo che la contrattazione faccia crescere il paese, dia servizi di qualità, ma non c'è qualità nel servizio se non c'è qualità nel lavoro, e la qualità del lavoro parte dal contratto. Per questo vogliamo aprire una stagione di mobilitazione che crei le condizioni per fare il contratto, ma dobbiamo creare grandi alleanze tra noi, gli italiani, le italiane, le comunità locali, gli anziani e i giovani, perché il lavoro pubblico è indispensabile per crescere ed è indispensabile per la qualità della vita. Il governo ascolti, ascolti noi, ascolti il Presidente della Repubblica quando dice che al centro deve esserci il lavoro, e ascolti anche il Santo Padre quando dice che gli educatori, gli insegnanti guadagnano troppo poco e non vedono riconoscimento delle loro fatiche. Noi vogliamo partecipare a riorganizzare il paese, a renderlo un paese dove il diritto al lavoro è vero e anche il diritto al servizio, ed è per questo che mai rinunceremo alla contrattazione, che è partecipazione, è democrazia ed è indispensabile al paese. Viva il contratto pubblico! Amici, care compagne e cari compagni, partiamo dal dire che siamo qui in questa piazza, la piazza del lavoro pubblico, e ci siamo unitariamente, e vorremmo dire che innanzitutto si guardi questa piazza e la si smetta di umiliare i lavoratori pubblici, la si smetta di non riconoscere il loro lavoro, perché siamo qua per dire a tutti i cittadini che il nostro lavoro, quello che facciamo ogni giorno, è quello che garantisce la loro qualità della vita, che gli garantisce i servizi. E forse bisognerebbe pensare per un attimo a in quante occasioni nell'emergenza siano stati i lavoratori pubblici che hanno evitato le catastrofi, che hanno assistito le persone in un paese in cui sono più l'emergenza che la normalità. E vogliamo anche dire che per pensare al domani bisogna che nell'oggi si garantisca l'istruzione, la formazione, la sanità, l'assistenza, e tutto questo la garantiscono i lavoratori pubblici, non altri. E siccome sappiamo bene
che sono giorni bui per la nostra Europa e per il nostro paese, che per molti di noi c'è la preoccupazione nella mente di che cosa ci sta cambiando intorno. E allora non rivolgiamo solo il nostro pensiero alle vittime e alle loro famiglie, vorremmo rivolgerlo anche a tutti quei lavoratori delle forze dell'ordine, della polizia municipale, dei vigili del fuoco, tutti quelli che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza e ai quali non si può dire che i problemi si risolvono con un bonus, ma bisogna farlo riconoscendogli gli strumenti fondamentali: il contratto, la professionalità, l'organizzazione del lavoro e sì, lo dico al ministro Poletti, l'orario di lavoro. Noi siamo qua perché il governo nella legge di stabilità non ha previsto le risorse per il contratto, ma non solo per questo. Forse dovremmo dire con più forza che di nuovo la soluzione che si è trovata è quella di bloccare il turnover nelle pubbliche amministrazioni. E poi ci raccontano, ci dicono, fanno le riforme come dicono loro, perché c'è bisogno di innovare la pubblica amministrazione e l'istruzione. E come lo si fa se i giovani vengono tenuti fuori dalle scuole, dalla sanità, dai servizi? C'è di nuovo il blocco del turnover e insieme, l'abbiamo detto, lo diremo di nuovo, insieme CGIL e CISL e UIL il 17 dicembre, non c'è lo sblocco di una legge ingiusta e sbagliata come la legge Fornero. E quante cose potremmo fare per far star meglio le persone se solo si riconoscesse che il lavoro è fatica e ha diritto poi al riposo, e che c'è un tema che vi riguarda tutti, che il vostro lavoro non è tutto uguale. E pensare che si possa solo avere l'aspettativa di vita come unico parametro della fatica, del lavoro, delle tante esperienze è insopportabile e non può più essere così. Ma soprattutto lo diciamo al governo, glielo diciamo tutti i giorni, bisogna avere un sistema pensionistico equo per i giovani e bisogna permettere a chi non ne può più di andarsene perché entrino dei giovani nel lavoro. E non ci possono raccontare che abbiamo bisogno di innovare la pubblica amministrazione quando poi non sono neanche capaci di chiudere una questione come quota 96 per la scuola e continuano invece ad allungare il tempo in cui noi dobbiamo stare al lavoro. Avremmo bisogno cioè di una scelta che affronti davvero i temi del lavoro nell'amministrazione pubblica, nell'istruzione, in tutto il sistema, e che la smetta di fare propaganda per cui da un lato si annuncia che si risolvono tutti i problemi del precariato e poi scopriamo che invece si è utilizzato il superamento del precariato per difendere di nuovo i lavoratori e per dividerli, per cui qualcuno ha le risposte, gli altri non ce li hanno e ci sono settori interi in cui le risposte non ci sono. E forse vorremmo dirlo al governo e al Parlamento, ma non è una vergogna che ci siano persone che arrivano prima all'età della pensione che al riconoscimento di un lavoro stabile perché sono precari per anni e anni? E allora noi non ci crediamo più e vorremmo dirlo, che l'intenzione e l'obiettivo sia quello della qualità della pubblica amministrazione, e ce lo dice l'esperienza che abbiamo fatto con le province. Abbiamo tre leggi, una riforma costituzionale, un numero infinito di decreti, e la verità è che non sappiamo ancora cosa succede dei lavoratori delle province. La verità è che coloro che sono i pochi, che si occupano dei problemi della disoccupazione, che sono i tanti lavoratori precari dei centri per l'impiego, loro non sanno ancora qual è il loro destino. E allora c'è la vita in sospeso di tanti lavoratori pubblici. Ma c'è anche una verità che noi vogliamo gridare in questa straordinaria città che ci accoglie oggi, che i cittadini, i loro servizi, le loro condizioni non sono mai al centro delle politiche che si stanno facendo. E lo diciamo anche perché da un po' di tempo
la ministra della funzione pubblica riesce a pronunciare una sola parola. Di qualunque cosa stia parlando, dice bisogna fare dei provvedimenti sui licenziamenti. Questa è l'unica parola che riesce a pronunciare. Vorremmo dirle apri i tavoli contrattuali e risolvi i problemi, ma insieme le vogliamo anche dire basta. Lei sa, l'abbiamo detto in tutte le lingue possibili e immaginabili, le norme ci sono, se non vengono applicate perché così fa comodo, a chi è responsabile? Agli amministratori, non perché le norme non ci sono. Noi non abbiamo nessuna intenzione, non l'abbiamo mai fatto, di difendere chi ha comportamenti illeciti, ma non ne possiamo più che in ragione di questo si continui quotidianamente a umiliare il lavoro pubblico e non si assumano invece le responsabilità di chi non è capace di applicare le norme. E vorremmo sapere, se non sa applicare le norme, come organizza il lavoro e come garantisce i servizi, perché la sua incapacità l'ha già dimostrata. Ma non si parla mai in realtà del lavoro, di quello vero, dei servizi che sono essenziali. Io vorrei fare insieme a voi un esercizio. Parliamo di sanità, di quella pubblica, di quella privata, e proviamo a vedere quali sono i problemi, partendo da uno. Ma c'è forse qualcuno che pensa che si può cancellare la Croce Rossa come servizio pubblico? Ma c'è qualcuno che pensa che davvero la sanità diventa efficiente se si continuano a fare gli appalti senza regole e si scarica sulla sanità privata, sulle cooperative, sulle tante forme di servizio, l'inefficienza di una scelta sul Fondo Sanitario Nazionale? Ci hanno detto, l'hanno raccontata così al mondo, che venivano aumentati i fondi per la sanità pubblica. Peccato che basta prendere qualunque indicatore per sapere che in realtà quelle risorse le hanno ridotte. Ci raccontano ogni giorno che non ci sono abbastanza medici, non ci sono abbastanza infermieri, però si bloccano le assunzioni. E se non bastava tutto questo, se non bastava aver ridotto le risorse, adesso il ministro ci spiega anche che non serve l'orario di lavoro come misura della retribuzione. Allora io vorrei chiedergli, ma in una sala operatoria il risultato e l'obiettivo di efficienza è il numero di operati al giorno, o che quel malato invece sia trattato in sicurezza e ci siano i lavoratori nelle condizioni di poter esercitare il loro lavoro? E allora torniamo a delle parole antiche, ma che ne dicano in tanti, che valgono quotidianamente per il lavoro pubblico: la qualità, la fatica, l'organizzazione del lavoro. E vorremmo dire che se qualcuno ha in mente che si può non parlare di orario di lavoro perché pensa che tutto debba diventare un voucher, così si paga un'ora e si fanno in nero tutte le altre, non ha capito. Noi pensiamo che la parola qualità sia la parola fondamentale, e che per parlare di qualità bisogna poter lavorare bene. E da questa piazza glielo diciamo ancora una volta, chiede di lavorare bene e di far bene il proprio lavoro, ma non conosciamo nessun altro strumento che non sia quello del contratto nazionale perché tutto ciò si possa determinare. Perché vorremmo dirgli ancora una volta, ogni volta che fate una legge e poi vi inventate tutti i decreti di applicare, vale anche per la cosiddetta riforma Madia e per la cosiddetta buona scuola, in realtà state determinando una condizione che permette a chi ostacola il nostro paese, a chi evade, a chi corrompe, di avere tutte le scappatoie per farlo, e rende impossibile invece il lavoro di chi nelle pubbliche amministrazioni dovrebbe garantire i servizi. E allora il contratto non è solo l'aumento della retribuzione, anche se, come abbiamo detto per tutta questa mattina, troviamo insultante la cifra che è stata messa dentro la legge di stabilità. Il contratto è ricostruire quella condizione positiva del lavoro, le regole, la certezza della propria organizzazione. Ma il contratto è fondamentale anche perché, lo vorremmo dire a questo governo, noi pensiamo che non si possa continuare a dire che siccome c'è lo 0, di ripresa i nostri problemi sono finiti.
Noi dalla crisi vogliamo uscire davvero. Sono 7 anni che questo paese sta male e vogliamo uscirne. Sappiamo però che non ne usciamo se non aumentiamo il diritto allo studio, se l'università non diventa un punto fondamentale a partire dal mezzogiorno perché si possa pensare allo sviluppo, che non ci si esce dalla crisi se la ricerca è solo terra di conquista per qualche presidente e non invece la struttura fondamentale per l'innovazione del paese. Ma non se ne esce nemmeno se la giustizia continua a non rispettare il lavoro dei tanti e non si occupa del tema dei contratti e dei precari. Ma vorremmo anche dire che vorremmo smettere di essere un paese che inventa delle categorie che non esistono. Ve ne cito due. Noi siamo il paese degli idonei di concorso che non hanno un posto di lavoro e siamo il paese dove gli studenti hanno le borse di studio ma non gli viene erogata. Noi vogliamo uscire da questa crisi e proprio perché ci vogliamo uscire sappiamo che bisogna che si facciano delle cose, anche di innovazione, per carità non abbiamo problemi, ma lo vogliamo fare a partire dal fatto che dobbiamo rimuovere il prevalente ostacolo che la crisi ha determinato, quello che ha impoverito il lavoro e ha moltiplicato il lavoro povero. Qui in questa piazza non ci sono solo i lavoratori pubblici, ci sono anche tanti lavoratori che sono del privato, il cosiddetto privato di sostegno esternalizzato della pubblica amministrazione. Ognuno di loro può raccontarci come in questi anni il loro lavoro sia diventato più povero, più faticoso, più difficile e tanta parte di ciò è stato fatto dalle leggi ingiuste degli appalti. E quando il governo predica vorremmo dirgli: quando si abolirà in tutte le pubbliche amministrazioni l'appalto al massimo ribasso e quando si abbandoneranno in tutte le pubbliche amministrazioni le pratiche che portano alla corruzione e alle inchieste. Ed infine, noi non sappiamo quale sia il cambiare verso, sappiamo però che la Costituzione italiana è un orizzonte straordinario per tutti noi e la vorremmo applicata, ed è esattamente per una sentenza della Corte Costituzionale che noi possiamo dire al governo di essere inadempiente non solo rispetto ai diritti dei lavoratori, ma di essere anche inadempienti rispetto al funzionamento dell'istituzione. E non siamo facilmente ingannabili quando vediamo i 300 milioni e poi vediamo le norme sui salari accessori e poi vediamo le norme sul turnover e poi vediamo tutte le altre norme. C'è chiara una cosa che forse non è altrettanto nota al pubblico, che è quella che quei 300 milioni ce li siamo già ripagati noi e vengono dalle risorse che sono già dei lavoratori e delle lavoratrici pubbliche. E allora gli diciamo che davvero non si capisce un governo che non ha il coraggio di aprire i tavoli, perché bisogna avere coraggio per confrontarsi con i temi veri del lavoro. Bisogna smettere di mostrare i muscoli e invece si comincia a fare le cose concrete. Noi assistiamo quasi tutti i giorni a un governo che dice: se le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di impresa non sono capaci di fare da soli, ci pensiamo noi a come si risolvono le questioni della contrattazione. Si ricordi che è un datore di lavoro e che se vuole fare la contrattazione cominci dai lavoratori che da lui dipendono e faccia dei rinnovi che riconoscono la professionalità, che diano salari dignitosi, che reggono gli appalti. E vorremmo dirgli ancora una volta, speriamo che ascoltino e capiscano, perché dalle dichiarazioni che sentiamo in questi giorni non ci pare. I lavoratori sono quelli che concretamente ogni giorno sanno cosa vuol dire il loro lavoro, imparano a farlo meglio, sanno come si potrebbe farlo ancora meglio. È il loro sapere che determina la possibilità di organizzare meglio un servizio, un insegnamento, un intervento in un ospedale. È la loro competenza quella che permette di immaginare una pubblica amministrazione che funziona correttamente. È la loro competenza quella che permette di sapere che domande ci hanno i cittadini. E allora noi gli diciamo: non serve la caccia al consenso, quella per cui un giorno o l'altro vi inventate le cose che devono diventare legge invece che contratto, quando lo dite sulla professionalità degli insegnanti o quando lo inventate su altro. Serve invece discutere concretamente a un tavolo contrattuale come si fa, e magari scoprireste che bisogna fare un po' di semplificazione legislativa,
che bisogna permettere l'autonomia alle amministrazioni, che bisogna investire sulle persone che stanno al lavoro nei servizi. E allora vorremmo dire che vi siete presentati come il governo della modernizzazione, ma siete in realtà il governo dell'unilateralità, quello che si immagina con Ercolino sempre in piedi, quello che viene fatto oscillare, ma dopo rimane lì, Ercolino sempre in piedi, faceva giocare i bambini, ma non portava avanti un paese. E allora noi siamo qui oggi tutti insieme, unitariamente, lo ribadisco, per dire basta, basta all'attesa, basta ai rinvii, basta l'idea che si possano non fare i contratti. Noi vogliamo un lavoro pubblico di qualità, vogliamo la nostra dignità, vogliamo la nostra condizione positiva. E diciamo anche, guardate, non ci fermiamo se non mettete le risorse nella legge di stabilità. Se qualcuno di voi ha pensato che basta aspettare il 15 dicembre quando si approva la legge di stabilità per poi dire quelle sono le uniche risorse che ci sono, gli diciamo avete già sbagliato i conti. Noi non ci fermiamo e continueremo, e noi non ci fermiamo perché non bastano le risorse, vi sfidiamo comunque, aprite il tavolo e rinnovate i contratti. E lo facciamo dicendogli con molta tranquillità: il lavoro pubblico è tanta parte dell'ossatura di questo paese. E allora sappiano che ogni giorno ci sarà una goccia che ribadirà in ogni luogo di lavoro, in ogni situazione, nel rapporto con le persone che vengono ai servizi, che ogni giorno dirà: noi non riusciamo a lavorare bene perché non abbiamo il contratto, noi non riusciamo a dare tutte le risposte perché non ci sono più le regole che regolano il rapporto di lavoro. Noi saremo quella goccia quotidiana che scava e scava le condizioni per cui si rinnovino i contratti pubblici. Ciò che posso dirvi oggi, che vi diciamo tutti insieme in questa grande manifestazione unitaria, è che noi vogliamo i contratti oggi perché abbiamo in mente il domani e il futuro. Noi vorremmo che il prossimo nostro appuntamento fosse a un tavolo contrattuale, ma nessuno si illuda, se non si aprono i tavoli di appuntamenti ne avremo ancora molti. Viva i contratti pubblici, viva i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, viva CGIL, CISL, UIL e tutti i sindacati delle pubbliche amministrazioni. Contratto! Contratto! Subito! Contratto! Subito! Contratto! Subito! Contratto! Subito! Contratto! Subito! Contratto! Subito! Siamo arrivate alle conclusioni. Adesso tornerete ai pullman, torneremo ai pullman, torneremo a lavorare, torneremo a casa, ma ricordiamoci questo: oggi, 28 novembre 2015, qui a Roma, in questa piazza, siamo più di 50.000 persone, dipendenti pubblici, per i servizi pubblici e per il nostro contratto. Grazie, ciao a tutti, ciao! Quelli di Foggia a destra, D'Alessio, dove sei?